Benvenuti, bentornati. State bene? Siete emozionati? Io volevo accogliervi facendovi vedere un regalo che ho ricevuto a fine agosto, che sono due sculture, non so se le potete vedere. Li vedete? Adesso ci vuole una valletta. Ecco. Una scultura che mi ha regalato il professor Salvato, che ha fatto lui, dopo un lungo dialogo che abbiamo avuto su una questione piuttosto importante, e finito il dialogo, insomma, siamo addivenuti a una conclusione, e lui mi ha portato questi due lupi, e che poi potrete vedere chi verrà nel mio studio. Potrò far vedere da vicino e gli ho chiesto ma dove li posiziono questi due lupi, no? Perché io ho sempre l'idea che un'opera d'arte vada anche posizionata poi in un certo posto, che la valorizzi, che le faccia da cornice. Lui mi ha detto: no, devi farli vivere sulla tua scrivania. E allora ho iniziato un po', li ho messi da una parte e dall'altra, e giocando con loro. Capita, mi sono chiesta: ma qual è la differenza tra questi due lupi a un certo punto, no? E ho detto: uno è proprio ricurvo, no? Guarda per terra, questo qua ha proprio lo sguardo verso terra, no? Abbattuto ancora. L'altro invece ha alzato la testa, no? Alzato la testa, uno sguardo che punta. E così mi sono chiesta: ma cos'è che fa alzare la testa a me che rinizio l'anno? No, magari uno arriva ricurvo con le sue preoccupazioni, le sue cose, non c'ha voglia. Sappiamo, no, com'è la ripresa dopo le vacanze, non è banale riprendere il proprio mestiere di studente per voi, di rettore, di preside. Ci sono delle responsabilità, ci sono delle cose da fare, c'è una fatica da iniziare. Cos'è che ci fa alzare la testa? Questa era la domanda che mi ero posta proprio all'inizio guardando questi lupi. E proprio mentre riflettevo su questo, stavo leggendo un libro che consiglio a tutti, che è questo. Questo libro, a questo punto devo mettere gli occhiali, scusate. Di Navalny. Navalny è, diciamo, era, perché è morto l'anno scorso, a febbraio, era l'oppositore di Putin, era il capo del partito che faceva opposizione a Putin, che è stato dapprima avvelenato, poi portato in Germania per essere curato, gli hanno indotto il coma, insomma, è uscito da questo avvelenamento. E ha voluto ritornare in Russia contro il parere di tutti che dicevano: ma cosa torni in Russia che sei perseguitato? Tornato in Russia, è stato messo in carcere, dove poi portato proprio in un carcere durissimo vicino all'Artico, nel nord della Siberia, e dove è morto a febbraio dell'anno scorso. E questo libro, che è stato tradotto tra l'altro da degli studenti, dei russisti, porta tutte delle lettere, dei messaggi, oppure i discorsi che faceva durante i processi lunghissimi, infiniti, a cui ha dovuto partecipare. E a un certo punto scrive così. Durante appunto la prima fase di un processo che pensate è iniziato nel 2014 e finito nel 2021, tanto per dirvi la lungaggine. Dice: perché sopportare questa menzogna? Perché fissare il tavolo? Perché tenere lo sguardo in giù? Mi dispiace parlarvi di filosofia, ma la vita è troppo breve per guardare solamente il tavolo. E poi dice: ad un certo punto capiremo che nulla di ciò che abbiamo fatto, per cui abbiamo fissato il tavolo e siamo rimasti in silenzio, ha avuto significato. Gli unici momenti della nostra vita che hanno un senso sono quelli in cui facciamo qualcosa di giusto, quando non guardiamo il tavolo, ma alziamo lo sguardo
e ci guardiamo negli occhi. Tutto il resto non ha senso. E mi ha colpito innanzitutto questo passo in più, non solo alzare lo sguardo del lupo, ma guardarsi negli occhi, cercare nell'altro qualcosa. Che cosa permette a Navalny questo? Perché lui veramente vive una situazione durissima. E ce lo dice in un'altra lettera, che cosa gli permette di alzare lo sguardo. Proprio mentre è in coma, in Germania, a Berlino, rimane da agosto a settembre e il 26 agosto sarebbe stato il suo anniversario di nozze con sua moglie, Giulia. E qui è bellissimo questa lettera che gli scrive, perché dice che lui sostanzialmente non può parlare, non vede bene, non capisce molto, però percepisce la presenza della moglie. Lei entra, diventa il centro della stanza, mi aggiusta il cuscino, non ha un tono pacato e comprensivo, parla allegramente, ride, eccetera, eccetera. Quando lei è nei paraggi, le stupide allucinazioni se ne vanno, con lei sto molto bene. Poi lei se ne va, io divento triste e ricomincio ad aspettarla. Non ho dubbi che ci sia una spiegazione scientifica per questo. Beh, tipo, captavo il timbro della voce di mia moglie, il mio cervello rilasciava dopamina, mi sentivo meglio, ogni suo arrivo diventava letteralmente una cura e l'effetto dell'attesa rafforzava quello della dopamina. Ma per quanto la spiegazione scientifica e medica possa sembrare intelligente, ora lo so per esperienza, quindi non per una teoria, non per uno studio scientifico. È l'esperienza dell'amore. L'amore guarisce e riporta in vita. Giulia mi ha salvato e che lo mettano pure nei testi di neurobiologia. Mi ha colpito molto questo, perché quello che tiene in vita quest'uomo è l'esperienza di un amore. Quindi cosa ci fa alzare la testa? L'esperienza di un amore. Quindi la provocazione che vi faccio è chiedervi, ma voi che amore vi tiene in piedi? Qual è l'affetto che principalmente vi sostiene, vi mette in moto, vi fa rialzare lo sguardo, vi fa sostenere lo sguardo dell'altro, anche quando appunto la vita si fa magari un po' più stringente. Non abbiamo una vita stringente come quella di Navalny, però sicuramente ognuno ha la sua avventura da compiere. E il terzo passaggio che volevo lasciarvi un po', più che altro come provocazione per quest'anno, è lo scopo di tutto ciò. Va bene alzare lo sguardo, va bene, ma perché? A quale scopo? A quale fine? Che cosa voglio io costruire nella mia vita? E qui vi leggo un pezzettino di una lettera che Skaransky, che era un perseguitato politico ai tempi dell'Unione Sovietica, a cui Navalny scrive e lui gli risponde. A un certo punto gli risponde così, questo Skaransky: mi ha molto indignato la domanda di un corrispondente europeo il giorno dopo che lei è tornato in Russia. Perché è tornato? Lo sapevamo tutti che lo avrebbero arrestato all'aeroporto. Come mai non capisce una cosa così elementare? Cosa torna a fare che poi lo perseguiteranno? E gli ho risposto in modo abbastanza scortese. Dice Skaransky, sei tu che non capisci niente. Se pensate che il suo scopo sia sopravvivere, sbagliate di grosso. Quello che gli sta veramente a cuore è il destino del suo popolo, a cui dice: io non ho paura, non abbiatene neanche voi. E le auguro, dice a Navalny, con tutta la fatica fisica che questo comporta, di conservare la libertà interiore. In prigione, anche lui è stato parecchio in prigione, poi è stato liberato per uno scambio di prigionieri e ora vive in Israele. In prigione io ho scoperto che oltre alla legge della gravitazione universale dei corpi esiste anche la legge della gravitazione universale delle anime. Restando un uomo libero, tu, Alexei, lasci un segno sull'anima di milioni di persone in tutto il mondo.
Milioni tra cui mi metto anch'io, perché questo libro a me ha cambiato veramente lo sguardo su questo inizio, su questo inizio d'anno. Il rapporto con un uomo, leggere le parole, sentire la testimonianza di un uomo che per il suo popolo, per la libertà del suo popolo, ha dato la vita. Quindi alzare lo sguardo per che cosa? Ciascuno se lo può dire, ma io perché? Che cosa mi fa alzare lo sguardo? E per che cosa alzo lo sguardo? Che cosa voglio costruire? Che cosa decido di fare del mio tempo, del tempo che mi è dato, della vita che mi è data, giorno per giorno, istante per istante. Proprio per questo troverete, sono già in classe, troverete in classe un cartoncino di inizio d'anno che ha double face, una immagine e una scritta. La scritta è tratta, avrete visto tutti, immagino, Il Signore degli Anelli, puntata 1, La Compagnia dell'Anello, quando Frodo e Gandalf parlano e Gandalf e Frodo dice: "Non mi piacciono questi tempi, non mi piace tutto questo buio, questo male che si sta abbattendo sulla nostra terra", e Gandalf dice: "Non piace neanche a me, non piace neanche a me, però non è affar nostro decidere come deve essere la realtà. L'affare nostro, quello che tocca a noi, è decidere che cosa fare del tempo che ci è dato. Affar nostro è la nostra libertà. È essere liberi in qualsiasi circostanza, affermare la nostra libertà, il nostro desiderio di bene, di costruzione, di quello che vogliamo fare con questa nostra preziosissima vita." Ok? E davanti avete così come immagine iconica, che è reale ma anche simbolica, sono un vecchio, un giovanissimo, un bambino, che durante il discorso di liberazione, la Francia occupata dai nazisti, viene liberata, e Charles de Gaulle, che era il presidente, fa un discorso al popolo, e questa foto ritratta da Capa, qualcuno avrà visto sicuramente la mostra di Robert Capa al Museo Diocesano, anzi andateci se non l'avete ancora vista, fa vedere appunto questi due che mi hanno colpito molto, perché uno è vecchio, ha tutte le rughe, ha tutta una vita vissuta, tante decisioni prese, tanti fatti già avvenuti, magari tante gioie e tanti dolori. L'altro è un bambino aperto a tutto ancora, no? Con tutte le possibilità davanti, ma sono accomunati da uno sguardo, lo sguardo che è proprio tipico di chi fa esperienza di libertà, di liberazione, e guarda positivo al futuro. Tutti e due alzano lo sguardo e guardano al futuro. No? Nel presente si può riniziare a costruire e si può lavorare per un futuro più bello, un futuro migliore. Quindi l'augurio che io volevo farvi con queste provocazioni, con questi spunti, è quello di essere anche voi attaccati, come dice il libro, dal virus della libertà. Okay? Di essere proprio de decisori, non decisi da altri, ma decisori della vostra vita. Prenderla in mano, decidere che fare del tempo che vi è dato giorno per giorno a scuola quest'anno e nella vita tutta. Quindi buon inizio.